Bella ragazzi, bella ragazzi, Marco Drums Trophy Hunter, vi faccio vedere in Farming Simulator 2022 un modo veloce per fare i trofei. Mi raccomando, se non volete fare i trofei in modo veloce e volete farli naturalmente giocando il gioco normale senza rovinarvi nulla o tutte le cose che volete, non guardate questo video o guardatelo e prendete solo degli spunti. Io vi faccio vedere il modo più veloce possibile e più fico per fare i trofei, che vi dico. Allora, trofeo e opla, non è un canguro, hop hop è puro sangue. Questi sono tutti i trofei riguardanti i cavalli in Farming Simulator 2022. Primo consiglio: contenuto scaricabile, andiamo giù, generatori e scaricate Government Subside. Questo vi farà avere i soldi senza problemi. Dopo andate su cerca, scrivete multi e scaricate Multi Fluid Buying Station. Ok raga, così facciamo tutto velocemente. Andate nella vostra carriera, attivate i DLC Multifruit e Government, iniziate la vostra partita. Ok, allora, M Creek, la mappa. Io ho comprato il campo 35 perché all'inizio, anche quando partite, avete pochi soldi, o vi raccomando di fare la partita nuova con più soldi, quella facile. Vi comprate un campo anche piccolo, tanto solo per fare i trofei non vi interessa. Comprate una macchinina, la lasciate qui, così col tasto destra e sinistra potete trovare sempre sempre la macchinina, ok? Allora, mettete anche una bella casetta, che col tasto R3 gli date da mangiare al cagnolino quando esce, lo accarezzate. Eccolo qua, vedi? Lo accarezzate e vi beccate anche il trofeo del cagnolino. E mi raccomando di mettere i cartelli che vi ho fatto prendere, dei DLC. Government Submitted Local, questi verdi e questi bianchi, così vi dà soldi, così non dovete stare lì a preoccuparvi dei soldi. Tra l'altro vi sbloccherà anche il trofeo di soldi, 10 milioni. Comunque, a parte quello, questo lo fate per poi andare a mettere la stalla, comprare i cavalli e fare i 4 trofei che vi ho detto. Ok, adesso andiamo avanti dall'altra parte dove c'è la stalla. Mi raccomando ragazzi, se fate come vi dico io, adesso vi faccio vedere il modo più veloce per fare i trofei dei cavalli, dei cavallini. Oh oh, cavallo, oh oh. Allora, eccolo qua il nostro bel cavallo. Incominciamo a correre. Basta schiacciare R2, farete il trofeo hop hop. Schiacciando la X farete il trofeo e opla, che voi troverete il vostro cavallo nel recinto, come vi sto facendo vedere io adesso. Lo troverete così, ok? Col quadrato salite sul cavallo, R2 premuto più volte, X farete il trofeo e opla. Invece è un po' più lunghetto, non è un canguro, dovete soltanto galoppare e premere X fin quando vi dà il trofeo. Contate che ci vuole dai 5 ai 10 minuti, così come vi sto facendo vedere io. Andate e girate. La stessa roba si può fare verso una mezz'oretta, 90 minuti, dipende, perché sinceramente poi l'ho lasciato andare come vi dirò adesso, quindi non so effettivamente l'ora quanto ci ha messo. O potete girarvela tutta la mappa a cavallo per vedere tutta la vostra mappa
tutti i punti, quindi voi andate solo col cavallo, andate in giro tranquillamente e vi girate la vostra bella mappa fin quando vi sblocca, perché è un trofeo che dovete solo correre per un tot, ok? Trottare finché esce il trofeo. Oppure, quando andate a mangiare, vi mettete in un campo, prendete un bel elastico e tenete premuto in gira, gira gira, verso destra, verso sinistra, uguale, come sto facendo io adesso, fin quando vi dà il trofeo. Voi andate a mangiare, finite di mangiare, avete il vostro bel trofeo. E questa è la parte riguardante ai cavalli, ragazzi. I cavalli in Farming Simulator 2022, 4 trofei si fanno velocemente, in tempo di un'ora e mezza più o meno li farete tutti, ok raga? Il trucchetto dei soldi io ve l'ho solo detto perché in pratica per poter fare i cavalli bisogna avere già un po' di soldini. Io mi sono fatto la mia stalla qua, comprate un campo, mettete la vostra stalla, comprate già i cavalli e fate il trofeo dei cavalli. Eccola qua. Ok ragazzi, dai, per quanto riguarda i 4 trofei dei cavalli è tutto, ve li ricordo. E opla, saltare, basta saltare fuori dal recinto, non è un canguro, saltate sempre in linea retta come volete con la X, è anche divertente tra l'altro, per 5-10 minuti. Op, op, dovete soltanto correre, e puro sangue dovete correre a tutto spiano per tutta la mappa, fin quando vi dà il trofeo, dai 60 ai 90 minuti. Oppure fate come vi ho detto io, andate in un campo e girate, mettete un bel elastico al joystick, o mettete vostro fratello, così sempre a girare a destra e a sinistra, o la vostra fidanzata, qualcuno che vi piace girare con un bel cavallo come questo qua, e fate il trofeo. Ok ragazzi, è tutto da Marco Drums Games Channel, Farming Simulator 2022, per questi 4 trofei dei cavalli è tutto. Ciao ragazzi, seguitemi e mi raccomando iscrivervi al canale e portare gente. Seguitemi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e Twitch. Con un bel mi piace, commentate e attivate la campanellina. E mi raccomando ragazzi, portate gente sul canale, così più Marco Drums Games cresce, più contenuti di qualità riesco a fare. Ciao ragazzi, statemi bene, mitici! We'll be right back.